e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e oggi siamo di nuovo su Aberration in compagnia della nostra Gina che sì, come potete vedere, è sul... No, ma ha fatto cacca, ma proprio ora, fammi cambiare inquadratura che magari... magari caga l'altro, ma perché? Cioè, ovunque in quadro qualcuno caga, bello, che cosa carina. Stavo dicendo, come potete vedere, ci siamo fatti la sella per Fuffi, finalmente. Ci siamo anche costruiti l'armatura in chitina, alleluia, alleluia, che speriamo ci protegga un pochino di più e ci impedisca di morire in modi terribili. Poi, cosa abbiamo combinato? Sì, abbiamo spostato un pochino le cose della casa e come vedete abbiamo ingrandito il terrazzone. Di qua abbiamo messo una rampa per la salita e la discesa delle varie creature, solo che l'ho dovuta fare con le strutture di Ark normale. Ah, qua mi sono dimenticata di chiudere, vabbè, poi provvederemo. Perché non ho capito perché quelle della House of Craft non me le voleva piazzare, non lo so, quindi per ora ci stanno quelle. La scaletta per entrare in casa direttamente l'abbiamo spostata di qua e qua ho messo una specie di base per le scale, non so se si vede, aspetta che accendiamo la luce. È una specie tipo di base per le scale e non so se sia questo il motivo o il fatto che abbiamo spostato le scale un po' più avanti. Fatto sta che non le hanno più distrutte, cioè quantomeno non sono più scomparse. È anche vero che abbiamo fatto fuori tutti gli stego della zona, quindi se erano loro a distruggerle, ecco, diciamo che la risoluzione si spiega da sola. Abbiamo messo lucine super luminose da tutte le parti, ho proprio riempito ovunque. E qua abbiamo spostato i due ingressi, praticamente ora da questa parte abbiamo messo la lucina anche qui. Da queste scale si va direttamente in cucina. Oh ciao Pucciolo, ma ciao, ma bello il mio spino, bello. Dicevo, da questa parte si entra adesso praticamente direttamente in cucina. Come vedete dalle scale prima si entrava all'ingresso, ora in cucina. Qua ci sono i due frigoriferi come al solito. E poi qua ho dovuto alla fine distruggere il ripostiglio. Mi piaceva tantissimo, ma mi serviva spazio per il tavolo e i mortai. Io me li ero dimenticati, non ci avevo pensato. Finché non abbiamo avuto bisogno di craftare un pochino di pasta cementizia. E noi abbiamo anche iniziato con le polveri da sparo, perché a breve vorrei appunto costruire un fucile. È un po' da questa perché assolutamente Gina ha sete ogni 3 secondi. Da questa parte abbiamo aggiunto un armadio e là ho dovuto mettere una piantina a coprire questa schifezza perché è compenetrata, la fornace è compenetrata con la parete. Io non me ne ero accorta, ma non avevo voglia di ricraftarla, quindi lì ora ci sta la piantina che sta benissimo. Abbiamo fatto qualcosa anche al piano di sopra, abbiamo aggiunto questa scrivania con questa lucina troppo bellina davanti alla vetrata e di qua abbiamo aggiunto un altro armadio che sì, ci serviva perché ci servono tanti armadi perché stiamo raccogliendo tanta roba, tanta. Mi avete suggerito anche dei bellissimi nomi per le nostre bestioline, allora il 2 di Kurus lo chiamiamo Dado Kuro e mi piace tantissimo perché ho un amico che si chiama Dado, quindi vedere il 2 di Kuro col nome Dado Kuro mi fa impazzire, mi fa impazzire. E poi abbiamo il nome anche per il nostro raptor infernale che mi avete suggerito di chiamarlo Crowley. Cioè è perfetto, Crowley è il personaggio di Supernatural, il demone, cioè il demone per eccellenza, no vabbè, Crowley è veramente perfetto, è un'idea geniale, grazie per il suggerimento ragazzi, se avete altri suggerimenti per i nomi di altre creature mi raccomando fatemelo sapere perché mi piace un sacco usare i nomi che mi suggerite voi. Ci siamo costruite anche queste picche da arrampicata che in teoria ci dovrebbero permettere tipo di arrampicarci ovunque, ma davvero? Cioè è fattibile? Cioè questo significa che noi tipo possiamo salire per queste rocce e arrivare fin lassù e uscire fuori, ma davvero? Wow! Oggi non proveremo ad uscire ovviamente perché non siamo equipaggiati, ma volevo testarli e basta, ok. Allora ne basta uno quindi per equipaggiare entrambe le mani. Poi dove c'è la lineetta verde basta puntare col mouse, cliccare il tasto sinistro e lei si arrampica. Lei si arrampica, sì, guarda come si arrampica, ma che bello. Ah ok, e invece quando è venuta la strisciolina blu, cioè la lucetta blu, indicava che stavo saltando su una superficie piana, presumo. Ok, vediamo se con il fungo funziona. Riusciamo? Sì, riusciamo ad arrampicarci. Dai che figata, riusciamo ad arrivare in cima al fungo. Come nessuna superficie? No, no, picca, ti giuro che c'è una superficie davanti a noi. Ok, perfetto. Gina, abbiamo un problema, non riusciamo a salire. Dai, freccettina blu, puoi comparire. Non riusciamo a saltare di sopra. Freccia blu, freccia blu. Ok, mamma mia, c'è partita anche una cacca. È volata una cacca, l'ho vista, ci credo. No, dai, come nessuna superficie. Ma sì che c'è la superficie, ma quindi devo tipo scendere? Come faccio a scendere? In effetti non ci avevo pensato. Mamma mia, che casino che è scendere. Cioè, non riesco a scendere, rimarremo qua. C'è la striscia blu. Ma mi fa atterrare solo il coso di sotto. No, no, che succede? Cadiamo, cadiamo, Mayday, Mayday, stiamo precipitando. No, ma come, aia.
Aia, Ginetta, scusa, che male. Ma che succede? Dove siamo? Ma siamo dentro la roccia? Cioè, siamo compenetrati? No, no, roccia, fammi uscire, stai scherzando? Ah, però aspetta, aspetta, me la fa scalare. Ok, ok, la possiamo scalare. Ok, perfetto, riusciremo a uscire, vero? Oddio, non so dove cribbio stiamo andando, però. Non vedo una mazza, non capisco. Ok, non so come, ma siamo arrivati qui e da qui si vede la base. Quindi io in teoria devo scendere qua. Però vedete, siamo proprio dentro la roccia. Cioè, si vedono gli altri pezzi di roccia intorno. Siamo compenetrati malissimo. E stiamo anche per morirci malissimo. Aiuto, oh, ce la facciamo così. Ok, no, aspetta, perché di nuovo blu? No, 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 oh, no, 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 no. Acchiappa, acchiappa, acchiappa. No, si è rotta, dannazione, riprendi le picche, riprendi. Vabbè, troppo lontani dalla roccia. Moriamo, ai. Yeah, no? Davvero? Gina, sei viva? Ma che è successo? Ma com'è possibile? Ma cosa è successo? Mio Dio! No, vabbè, Gina, ci siamo fumati i funghetti allucinogeni, vero? Di la verità, quelli che crescono dietro casa, guarda che li ho visti. Ok, allora, facciamo che questo viaggio all'interno della roccia non sia mai successo, perché adesso vorrei testare con voi questa cesta da pesca che io e Gina ci siamo appena craftate. Tipo lo piazziamo qui, ok? E ora... E raccogli il cesto da pesca. No, vorrei raccoglierlo quando è pieno, se possibile, grazie. Ok, ci passa il pesce vicino, succede qualcosa? Sì, 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 no, tasto sbagliato, ok. Ok, abbiamo il cesto pieno di pesce. Perfetto, un cesto pieno di pesce, gnam. Che ne facciamo? Oh, a parte che scade tra tipo 4 minuti, ma scherzi, ma è pochissimo. Quindi, no, libera, lascia, così, no. Penso che di non, no, non dovevamo fare così, Gina. Ma no, non mi ha dato il pesce? Cioè, ma non sto pescando il pesce allora, lo sto tipo addomesticando? Cosa sto facendo con sto pesce, dannazione? Ce ne siamo dovuti craftare un'altra, perché ovviamente è monouso la cesta da pesca. Cioè, una volta aperta non si può più utilizzare, sì, ha molto senso. Ma dimmi te. Dai, qualcuno che entri nella mia cesta. Oh, perfetto, perfetto, ok, perfetto. Adesso abbiamo di nuovo la cesta piena di pesce. A sto giro non mi freghi, Archie, che io come la babbea l'ho aperto fuori dall'acqua. Ora lo apriamo in acqua, giusto? Sì, e infatti abbiamo un pesce addomesticato. Sì, un celacanto addomesticato. Ciao. Ma cosa possiamo fare? Cioè, tipo, mi puoi seguire? Mi segui? Aspetta, vediamo intanto se mi segui. Così voglio capire se ubbidisce ai comandi, quantomeno. Ce la fa? Sì, è incredibilmente lento. Incredibilmente lento. Però ce la fa, mi segue. Bene. Hai qualche altra funzione? Guarda che sguardo intelligente che c'ha, peraltro. C'è qualcos'altro che possiamo fargli fare? No, non mi sembra. Cioè, ma che serve sta funzione? Io speravo che mi desse del pesce da mettere su fuoco e mangiare. Non che mi addomesticasse il pesciolino rosso. Addomesticasse, vabbè. Vabbè, non so che farmene di sto pesce. Pesce, scusa, abbi pazienza. Ho sbagliato. No, aspetta, facciamo così, guarda. Ti lascio libero. Ti lascio libero, guarda. Vattene in giro. Abilità passeggiata, ok, resterai con noi ma in giro tranquillo, libero e felice con i tuoi amici pesci. Ok, perfetto, allora direi che possiamo partire per andare finalmente con il nostro Fuffi, che bello, a caccia di metallo. Perché purtroppo siamo letteralmente a secco e io voglio il metallo. Cioè, ci serve per poterci craftare il fabbricatore, fucili, pallottole, un po' di tutto. Cioè, ci serve metallo e veramente in questa zona non ce n'è, non ce n'è. Ne raccogliamo troppo poco per volta. Mi avete suggerito di andare a raccoglierlo nella zona blu, che però in teoria dovrebbe essere anche molto pericolosa da quello che ho... Cosa succede? Oddio, è caduto un dinosauro dal cielo. È caduto qualcosa dal cielo. Era qualcosa di gigantesco. Non ho visto bene cosa fosse. Vabbè, piovono bestie dal cielo. Basta che non piovano bestie carnivore, va tutto bene. Dicevo, noi ora ce ne andiamo nella zona blu, dove da quel che mi avete detto dovrei trovare tanto tanto metallo, ma anche tanti tanti pericoli. Quindi aiuto, adesso venite con noi e ci fate compagnia a me e a Gina, perché ci abbiamo paura. Mi sa che non stiamo andando nella direzione giusta. Mi sa che... Oh, no, 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 devastatori, devastatori, via, 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 decisamente non è dalla parte giusta. Ehi, gente morta, vedo gente morta, tanta gente morta, aspetta che me ne mangio anche poco poco, che servono energie per le fughe. Altri ravagian, altri devastatori, altre cose, no, vabbè, pure il carchinos, ma davvero? Però che bella zona, guardate quanti funghi, ok, fuggi, Gina, fuggi, corri, corri, corri. Ok, qua sopra non dovrebbero arrivarci, oddio, vorrà... Cioè, in realtà, se ci arriviamo noi, ci arrivano anche loro, forse... Aspetta, 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 fatti arrivare in cima senza cadere di sotto, grazie. No, non salgono, non salgono. Ok, perfetto. Wow, che meraviglia. Che meraviglia, deve essere... No, che bello, io voglio fare una base laggiù. Lo so, mi avete detto che è super pericoloso. Però dai, guarda. No, vabbè, io voglio andare là sotto.
Va bene, allora, quindi seguendo questa serie di rocce fino in fondo dovremo arrivare alla zona blu sperando che non ci attacchi nessuno nel frattempo. Quindi facciamo che corriamo tanto veloce e in un attimo dovremmo essere arrivati. No, brutto serpente, via, via, no, 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 mangiatelo, mangiatelo. Ma perché non mi fa l'attacco da sanguinamento? Ahia. Ma perché non mi fa l'attacco da sanguinamento, scusa? Boh, vabbè, poi lo testiamo di nuovo più tardi, magari. E questi cristalli blu, immagino, mi diano le gemme blu. Così, a intuito, sì, infatti. Mi danno gemme blu, però anche qualche cristallo. Ok, bene, molto bene. No, scusa, ma quello è un gigantopiteco? Cioè, quelli... No, ho visto di gigantopiteco, aspetta. No, no, quello non è un gigantopiteco. Dov'è? Eccolo, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Lì, lì, no, 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 dove sta andando? È lì, eccolo, eccolo, eccolo. Gigantopiteco, cioè, gigantopiteco? Cioè, su Aberration c'è il gigantopiteco, non lo sapevo. Ah, ok. Va bene, non ce lo siamo mai domesticati in effetti il gigantopiteco. Mi sa che questa potrebbe essere una buona occasione. Prima o poi, non subito. No, brutta Artropreura, che te la prendi con i piccolini. Ma che cazzo. No, ma mi ha rotto l'armatura inchietina. Ma ce l'eravamo appena fatto. Ma brutta maledetta. Ma perché non mi fa l'attacco sanguinamento? Cioè, mi sembra che faccia più danni quando premo il pulsante destro. Ma non mi fa l'attacco sanguinamento. Questa cosa non mi piace per niente. No, la mia armatura è inchietina. Uffi, uffi. Capretta, capretta, capretta. Mi sento tanto Heidi, tanto Heidi. Vieni qua, capretta, che bellina. No, aia, cosa? No, 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 Ravager, cattivo devastatore. Cattivo devastatore, cuccia. Fuffi, fa qualcosa. Fuffi, aiutami. Maledetto devastatore. Sì, però, cavolo, perché lui può farmi danno da sanguinamento? Io no, questa cosa non è per niente giusta. Non è giusta, scusa. No, cosa? Cosa? Ma siamo vicini ai cristalli, non ci sono funghi. Oh no, quelle robe per terra verdi erano funghi. No, sono quelli che ci fanno i danni da congelamento. Io non ho portato quelli che fungono da antidoto. Dannazione, dannazione, me ne ero totalmente dimenticata di questa cosa. Non ci voglio credere. Gina, si è addormentata e ci stiamo per morire. No, no, vabbè, speriamo solo che niente attacchi le nostre bestioline. E ci siamo morti, appunto. Ragazzi, torniamo subito. Ok, noi siamo rinati alla nostra base e stiamo andando verso le altre creature, verso Fuffi e Guldo con l'Iguanodonte per fare un pochino prima. Non era previsto in realtà che andassimo nella zona blu con l'Iguanodonte, ma tant'è. No, Guldo, scusa, ma eri seduto sul mio cadavere. Oddio, come siamo morte male, peraltro, Gina. Ci siamo tutte storte. Vai, recupera tutto. Aiuto, guarda che brutta posizione. Vai Fuffi, pensaci tu, io non posso guardare, pensaci tu, grazie. Ok, ora riusciamo ad arrivare alla zona blu senza morirci per futili motivi, grazie. Oh, finalmente! No, vabbè, guarda che meraviglia, no, vabbè, bellissimo. Pensa a costruire una base con la Osocraft qua sotto. No, vabbè, cosa esce? Qualcosa di stupendo. Maledetto, 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 maledetto. Metti giù il mio iguanodonte. No, povero. Dai, Fuffi, ce la facciamo. Fuffi non si muove. Ah, ok, alleluia, si è svegliato. Non si riusciva a muovere. No, mi ha buttato giù. Fuffi, Fuffi, Fuffi. Ok, è morto. Ok. Momenti di panico. Maledetto megalosauro. Mi ha ferito tantissimo l'iguanodonte, mi sa. Che peraltro mi avete suggerito di chiamarlo Iguanoconte. E mi piace assai la cosa. Però lo chiamiamo, gli diamo il nome quando torniamo a casa. Ora sono troppo in ansia. No vabbè, ma guarda quanta vita gli ha tolto, povero cucciolo. Trovate, perfetto. Queste sono le rocce con le venature blu che mi avete detto mi dovrebbero dare tanto metallo, giusto? Metallo. Sì, metallo. Oh, finalmente metallo. Woohoo! Vai Gina, spacca tutto, raccogli tutto il metallo. Già che abbiamo anche l'Iguanoconte e riempiamo di metallo pure lui. Benissimo, noi siamo super stracarichi di metallo. No, 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 Iguanoconte, Iguanoconte, no, me l'hanno attaccato, non me ne ero accorta. Aspetta, arrivo, dammi un attimo. No. No, mio no, no, maledetti, brutte bestie dell'inferno. Siete delle bestie maledette infernali. No, povero Iguanoconte, tranquillo, ora ti vendichiamo noi. Oh. Vendetta! Iguanoconte, non ti dimenticheremo mai, te lo giuro. Con tutto il rispetto, tesoro, non vorrei essere appunto irrispettosa, ma io me la prendo, la sella... metallo non so quanto riusciamo a portarne ancora con il nostro Fuffi. No vabbè, ma ci è morto l'Iguanoconte. No, non riesco a credere. No, sono molto triste. Sono molto triste, maledetti devastatori. Disonore su di voi e sulle vostre famiglie. Noi tristi, tristi emoji emoji ce ne siamo tornati a casetta per posare la quantità immane di metallo che abbiamo raccolto e soprattutto per rifarci la nostra, o quantomeno per riparare la nostra armatura in chitina, che in realtà si è rivelata parzialmente inutile. Ma va bene, dai, proviamo comunque a ripararcela, speriamo che ci vada bene al prossimo giro.
prima di partire noi avevamo fatto una bellissima strage di stego. Invece guardali, ora sono tech, che per carità sono fighissimi, però guarda, c'è di nuovo un'invasione, siamo di nuovo invasi. No ragazzi, se mi distruggete di nuovo le scale, no, stavolta mi arrabbio malissimo. Anche perché ho già perso l'iguanodonte e sono molto molto triste, quindi rischio di poi di sfogarmi con voi. Ripartiamo a caccia di metallo e invece che troviamo? Note, tante belle note da leggiucchiare. No, no, ok, dai, mi incuriosisce tanto questa storia delle note, dei diari. Mi sa che andiamo in giro a raccoglierne un po', perché vorrei leggermeli bene tutti per capire un pochino come erano le dinamiche di questi primi superstiti che hanno visitato questa zona. Perché in effetti qua tipo sta parlando del rapporto che c'è tra di loro, con alcuni va d'accordo, con altri un pochino no, cosa ne pensano. Non lo so, è carino, interessante, interessante. Penso che andremo a cercarne altri, assolutamente sì. Guardate poi che carino, questo era dentro uno zainetto. Dai, guarda, non è... No, io pensavo fossero solo dentro le casse, invece c'era anche lo zainetto, ma è troppo bellino. Io e Gina siamo ancora molto tristi per la prematura morte del nostro iguano conte, ma laggiù abbiamo visto qualcosa, se riesco a inquadrare. Eccolo, eccolo, no, aspetta, Carno, sì, è un Carno. Carno 68. Carno 68 che, se le cose vanno come vogliamo che vadano, forse riusciamo un attimino a dare una svolta a sta giornata brutta. Fammi cambiare le frecce che va a finire che lo ammazzo, o che mi ammazza e non riesco ad addormentarlo comunque. Ci arriverò mai da qua? Non penso proprio, e infatti no. No dai, non ho voglia di arrivare fino a... Cosa sta... No, sta rincorrendo roba. Carnuccio bello, dove sei finito? Vai, laggiù, ok, ok. Ok, preso, perfetto, ci segue, sì, ci segue, decisamente ci segue. E lo andiamo a portare in quella zona un pochino rialzata dove lui non arriva ma noi riusciamo a colpirlo. Ma chi ha piccolo carne? Non riesci a salire, vero? Oh, ma quanto mi dispiace se stai fermo un secondo, che hai proprio sulla schiena pigliato. Puoi stare un attimino fermo? Aspetta, vabbè, ma non me la puoi dribblare così la freccia, ma scusa, dov'è? Qua, sei incastrato, ti sei incastrato? Ti prego dimmi che ti sei incastrato, saremo tanto tanto felici. No, ok, niente, momento di pura gioia finito. Ok, l'abbiamo colpita abbastanza volte e ora sta fuggendo, ma non è assolutissimamente semplice rincorrerlo e colpirlo da sopra fuffi. Anzi, è abbastanza complicato. Non è biologicamente possibile che tu sia ancora in piedi, no? E non ti nascondere dietro le altre bestie. Ci è svenuto! Sì, ci è svenuto! Ok, dai, siamo un pochino più felici. Ciao Carno aberrante. Non sembri tanto aberrante, come al solito appena svengono a me sembrano delle normalissime creature e vabbè, speriamo che di notte si aberri un po' di più. Ok, adesso gli facciamo venire un pochino di famina e poi ci andiamo a cercare qualche montone, che tanto ne ho visti diversi in zona, non dovrebbe essere un problema e in teoria l'addomesticamento dovrebbe essere molto molto rapido. Ok, è passato un bel po' di tempo, il nostro Carno ha molta molta fame e ora noi ce ne andiamo a caccia di montoni che io ho visto in realtà passare laggiù. Ne ho visto quantomeno uno sicuramente. Eccolo, montone tutto mio. Vediamo se funziona il sanguinamento. No, ma perché non funziona la cosa del sanguinamento? Ok, fa più danni col tasto destro, però non fa l'effetto sanguinamento, non capisco. Se qualcuno sa come funziona o non funziona questa cosa, vi prego ditemelo, please. E la pepina quanta carnina di montone. No vabbè, un'infinità. Vabbè, di questo passo si addomesticherà alla velocità della luce, cioè l'avremo nel giro di pochi secondi appunto. No vabbè, grandissima carne di montone forever, è il top. Ok, vediamo di portare il nostro carnuccio a casetta. Dai passi direi che ci sta seguendo. Sì, eccolo, perfetto. Allora, casa, secondo i miei calcoli, in teoria dovrebbe essere per di là. Spero anche in pratica, altrimenti siamo nella cacca. Ok, ci abbiamo azzeccato, casetta era per di qua. E guarda l'invasione, l'invasione prosegue. No, ma guarda, quello là mi sta salendo. No, ma stai scherzando, mi sta salendo sul terrazzone. Oh tizio, ma come ti permetti? Ma ti sembra? No, ma guardalo. Cioè, lui è salito tranquillo su per la rampa. Si fa un giro. No, vuole qualcosa da bere, le offro qualcosa, non so, scende? Ah, vuole scendere da lì, ok, serve una mano? No, ce la fa. Grazie. Quando ha finito di invadere gli spazi altrui, grazie mille. Siamo tanto tristi per la morte del nostro iguanodonte, ma siamo anche tanto molto abbastanza felici perché ci abbiamo il carnuccio. Va bene ragazzuoli, per questo episodio la finiamo qua. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video e io vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione. Ciao ciao.